Io sono Salvatore Martella, figlio di Adamo Martella. Siamo qui a Santa Eufemia di Tricase, nell'archivio storico di mio padre Adamo Martella. Qui di fronte Zio Cazzato Caterina. Aiutava tanto mio padre nel suo mestiere ed era partecipe a tutte le sue situazioni. È stato il primo fotografo di Corsano. Poi ci siamo trasferiti a Tricase nel 72 e ha proseguito avanti il suo mestiere, la sua arte. Ecco, niente, stiamo in questo momento riproducendo come si svolgevano le fototessere per carta d'identità, che negli anni 50 o 60, meglio dire di più, 70, si partiva per la Svizzera e se ne dovevano fare tante, e tante persone. Mio papà comprò queste macchine, ce ne abbiamo due, questa è l'ultima che ha avuto lui. Ecco, e ci si metteva la persona seduta su uno sgabello con le luci, e da lì poi si inquadrava il tutto, si inquadrava bene, ci si metteva a fuoco anche con questo sistema qui. Il mantice andava su e giù per via della distanza, si sistemava qui l'obiettivo. Quando era tutto pronto lo si chiudeva e si metteva questo, si chiama chassis, si mette dentro. Oh, in questo momento qui dentro non c'è che altro, una piccola camera oscura. Dentro questo chassis, ecco, mi dimenticavo di dirlo, questo chassis dentro contiene un negativo. Allora si metteva dentro in camera oscura, poi ci si metteva davanti perché, e si schiacciava e si apriva l'obiettivo un secondo, un decimo di secondo e veniva ripresa la foto. Questo si portava in camera oscura e via. Si andava lì, si metteva già nelle bacinelle dove c'era già preparato il prodotto chimico. Comunque era un rivelatore d'immagine, detta proprio così in termine. Ecco, di lì poi, dopo pochi minuti, si otteneva già, diciamo, il risultato e si vedeva l'immagine della persona ottenuta. Se l'immagine andava bene, si metteva a fissare nel fissativo, così chiamato. Ecco, si sviluppava con... appena asciugava il negativo, se il cliente la voleva subito, da lì a un'ora, si asciugava la negativa. Da questi si potevano fare milioni di copie. Ah, una volta che il prodotto... si era certi che era buono, si metteva nel fissaggio, si chiamava fissaggio, no? Ecco, fissava l'immagine, la gelatina, perché tutte queste pellicole erano coperte da una gelatina, e poi veniva fissata, cioè il fissativo serviva a indurire, diciamo, questa gelatina che poi rimaneva lì perennemente. Ecco, fatta asciugare la negativa, cosa succedeva? In un secondo tempo veniva usata una scatola, cioè c'erano la carta già non usata in un'altra scatola, la si tagliava a due o a una, dipende dal formato, e si metteva in questa stampatrice e si dava la luce e in pratica prima si metteva un po' di carta e si faceva un provino. Il provino, se veniva bene, vuol dire che tutto era andato bene e veniva fatta, cioè questa cartolina era il doppio, veniva tagliata a metà con la forbice e poi messa lì la negativa sotto, negativo sotto, e la carta sopra con un pulsantino, c'era una lucetta rossa appena appena, proprio tenue, con un meccanismo, un pulsantino, poi si dava un lampo di luce che veniva, poi il negativo trasmetteva al positivo e usciva l'immagine. Nel corso degli anni si scolorivano, si ombravano, diventavano, allora dovevi proprio tecnicamente essere preciso alla situazione. E da lì poi si mettevano nell'acqua, perché poi si doveva togliere quella parte che sulla gelatina lì o sulla fotografia veniva, se no poi da lì si deteriorava mano a mano. Ecco, detto questo, poi si sciacquava con parecchia acqua, poi diciamo o si appendevano o si mettevano su dei giornali, col rullo si passava sopra. E già io mi ricordo che da bambino questa cosa, insomma, no? Vedevo che c'era una magia, no? Mettere qui queste bacinelle, vedere che da lì a poco usciva la signora sorridente, tipo come questa o che sia, era un divertimento o una magia.